Scoprire se una persona ti ama davvero al di là di quello che dice, oppure ti sta prendendo in giro, oppure ancora peggio, vuole sfruttarti. Questo vale sia per gli uomini che per le donne, ovviamente. Non è che c'è un passaggio privilegiato per gli uomini o per le donne, perché ci sono anche uomini che sono talmente fessi che fanno i cavalier serventi, che passano tempo a scarrozzare donne avanti e indietro, a offrire cene e poi queste neanche gliela smollano, insomma. Ecco, questo è un punto da tenere presente, è un punto fondamentale per ottenere dei risultati. Quindi è molto importante imparare a leggere nei segnali non verbali di questa persona, perché attraverso la lettura del non verbale tu riesci a capire tutto di una persona, riesci a capire i segnali di resistenza, riesci a capire eventuali segnali di rabbia, riesci a capire eventuali segnali di orgoglio, riesci a capire molto sulla personalità, riesci a capire se una persona è davvero innamorata di te, oppure se semplicemente si annoia. Perché questa è un'altra cosa fondamentale. Anche qua, molti uomini stanno con donne che sono annoiate, o molte donne stanno con uomini che sono annoiati, che non se ne rendono neanche conto. Ci sono dei segnali, oppure delle persone che nascondono qualcosa. Ad esempio, se stai con un uomo che cammina incrociando le braccia, questo è comunque un segnale che sta nascondendo qualcosa. Soprattutto se appena ti vede inizia a incrociare, quando parla magari mette la mano davanti alla bocca, ti sta nascondendo qualcosa. È molto probabile in questo caso che se tu ti tocchi sulla testa sentirai delle protuberanze che inizieranno a crescere, inizieranno a manifestarsi e queste sono le tue corna che iniziano a svilupparsi, inizi a sentirle. Però è ovvio che se tu non noti questo e non riuscirai a cogliere niente. D'altra parte, ci sono dei segnali invece che indicano un coinvolgimento. Se questa persona, quando ti parla, tende a mettersi la penna in bocca, magari la tua segretaria o chi per essa, non lo so, beh, vuol dire che è molto coinvolta da questo punto di vista, soprattutto da un punto di vista affettivo, sentimentale. Quindi questo è molto importante. E poi ci sono anche delle indicazioni, diciamo invece, che delle persone si stanno annoiando con te, non vedono l'ora di andarsene via. Se ad esempio sei con un uomo che continuamente quando è con te guarda l'orologio anche di sfuggita così, è perché non vede l'ora di levarsi dalle palle, perché tu lo stai annoiando, tu lo stai Non gli stai dando nulla, sei una donna noiosa, per cui lui annoiandosi sbircia sull'orologio ogni tanto. Ecco, questi sono tutti segnali che sicuramente non sono, diciamo, segnali di interesse. Alcuni segnali, diciamo, dimostrano anche che sono disinteressati a te. Che ad esempio un altro segnale è che un uomo è fortemente disinteressato a te, che di fatto non gliene frega assolutamente niente, che pensa che sei soltanto una sciattona, che sei soltanto una così da tenersi en passant quando vuole svuotarsi le palline da tennis, se quando ti vede sta appoggiato, la testa non sta su da sola, si appoggia in questo modo, ecco uno che tende a appoggiarsi in questo modo è veramente uno che non ne può più di te, non ne può veramente più, si sta rompendo i maroni. Oppure se sta appoggiato ancora peggio in questa posizione, vuol dire che proprio li stai, come dire, su un testicolo, non ti sopporta. Quindi questi sono tutti segni che, diciamo, non gli interessa assolutamente niente di te, e se invece da un punto di vista logico ti dice che sono, diciamo, come dire, interessati, ti stanno spudoratamente smentendo.
altri segnali, diciamo, che indicano che non ne possono più di te, e quando guardandoti tu arrivi, si spolverano in questo modo, fanno questo gesto. In realtà non hanno niente, non hanno polvere, possono farlo sui pantaloni, sulla camicia, sulla giacca, si spolverano e ti vedono e fanno così perché proprio vorrebbero buttarti fuori, vorrebbero levarti dalle palle. E quindi se tu noti queste cose, devi tenere presente che a questi uomini o a queste donne di te non ne frega assolutamente niente, sei praticamente una nullità, non li interessi per niente. E se tu credi invece che loro siano coinvolti con te, purtroppo ti prenderai lucciole per lanterne, perché poi magari da un punto di vista logico, cioè a parole fondamentalmente, magari possono anche dirti ti amo, ti adoro, salsiccia e pomodoro, ma lo fanno o per portarti al giovedì sera al parcheggio del cimitero, oppure lo fanno semplicemente per passare il tempo, cioè ti vedono come una passatempo fondamentalmente e niente di più. E quindi sono tutti segnali che ti fanno capire che non ce n'è, insomma. Ecco, quindi questo devi tenerlo presente, perché oppure lo strofinamento del naso, questo è un segnale proprio che non ne può più di te, insomma. Quindi bisogna fare attenzione perché se noti questi segnali sono sicuramente delle bandierine rosse che devi prendere in considerazione, perché quello che viene detto a livello logico-razionale conta pochissimo. È ovvio che non è che devi saltare subito alle conclusioni, però diciamo cerca di renderti conto che le cose potrebbero essere avvenire in un certo modo piuttosto che un altro. Se invece la persona tende un po' a rispecchiarti, allora potrebbe darsi che o usa una strategia o non usa una strategia, comunque c'è una connessione, c'è un feeling, c'è un'unione anche profonda. Ecco, quindi tieni presente anche tutti i gesti di nervosismo che indicano che una persona si vuole levare dalle palle quando sta con te. Ad esempio, chi tamburella con le dita, chi batte il piede come fosse un ritmo, una batteria, beh, lo fa perché non è interessato a te. Sono tutte bandierine rosse. Purtroppo bisogna prendere atto della realtà. Insomma, questi segnali sono fondamentali per capire se una persona è coinvolta o meno, perché altrimenti rischi veramente di essere sfruttata. Inoltre, devi imparare anche a leggere, tra virgolette, il modo in cui le persone si comportano attraverso i loro corpi, attraverso la postura, attraverso il linguaggio del corpo, perché l'obiettivo è quello comunque di costruire una relazione con una persona ed eventualmente lasciare, abbandonare subito le persone che non ti danno quello che tu vuoi. Questo è molto importante scoprirlo precocemente, prima che tu ti sei già innamorata, ti sei già coinvolta, perché sennò poi dopo inizia a dire ma io lo amo, io lo amo, e allora se tu lo ami te lo prenderai in quel posto, perché devi imparare da subito a capire se questa persona si sta coinvolgendo o meno, perché se tu lo capisci da subito puoi variare anche i tuoi comportamenti, quindi variando i comportamenti magari e calibrandoti sui segnali non verbali di ritorno potrai ottenere, saluto a Rosanna, potrai ottenere dei risultati importanti, dei risultati positivi. Quindi questo è un punto fondamentale. Cerca di osservare il linguaggio del corpo concentrandoti sulla testa, sulle braccia, sul petto, sulle gambe, sui piedi, cercando di capire un attimino, molto rapidamente, da subito, se questa persona è coinvolta o meno e che cosa lo coinvolge o no, perché potresti anche cogliere quelle che sono, diciamo, le sue esigenze emotive, ad esempio, anche dalla stretta di mano. La stretta di mano ti può dire molto su che esigenze emotive ha quella persona. Ad esempio, una persona che stringe la mano in modo a tenaglia, viene detto in modo egocentrico, in questo modo è una persona che stringendo a tenaglia in questo modo ti sta dicendo che
è una persona estremamente egocentrica e quindi tu, come dire, hai le chiavi per sedurla. Basta una stretta di mano e acquisisci subito le chiavi per sedurla, perché se appunto capisci che è estremamente egocentrica, quello che puoi fare è prima la metti sul piedistallo, perché le persone egocentriche gongolano quando sono messe sul piedistallo, ma poi la butti giù dal piedistallo, perché è soltanto quando la butterai giù dal piedistallo che riuscirai a farli innamorare, perché non tollera una persona egocentrica di non essere più sul piedistallo. E allora tu avrai un potere, perché questa persona, piuttosto di essere rimessa sul piedistallo, farà di tutto per cercarti, per volerti, per desiderarti, e quindi tu sfrutterai proprio il suo egocentrismo a tuo vantaggio, perché noi dobbiamo cercare di sfruttare il più possibile a nostro vantaggio quelli che sono i turbamenti delle altre persone. Se invece una persona, ad esempio, ti dà la mano in modo dritta, quasi come se fosse un pesce lesso, un pesce morto, diciamo così, beh, queste sono persone fredde, algide. Sono persone penalizzanti, sono persone anche molto tartassanti. Quindi il suggerimento che ti do è levatela dai coglioni. Oppure, come dire, ne pagherai poi le conseguenze. Insomma, quindi anche dalla stretta di mano ci possiamo capire molte cose da un'altra persona. Persone che invece ti stringono la mano in modo prolungato, non vogliono terminare il saluto, ti mettono una mano sopra l'altra, sono persone che possono essere dominanti, ma comunque protettive. E quindi questo è, insomma, sono ad esempio tutte indicazioni che ci fanno capire che quello che puoi fare. Puoi capire dal linguaggio del corpo, ad esempio, il linguaggio del corpo di potere, se una persona è dominante o non è dominante, in modo tale che tu possa poi giocare. È ovvio che una persona dominante dovrai farti dominare per un po', ma poi dovrai smettere di farti dominare e cercare di buttarglielo in quel posto. Ecco, queste sono tutte strategie che tu puoi utilizzare per ottenere risultati importanti nella seduzione. Non cadere nel gioco diciamo, delle altre persone, ma sei tu che devi imparare a condurre il gioco. E puoi anche cogliere il linguaggio del corpo romantico che ha una persona che è innamorata di te. Se ad esempio una persona tende a girare sempre il piede verso di te, ad esempio anche quando non ha il busto girato da un'altra parte, beh, è un segnale di forte coinvolgimento romantico. Quando ad esempio in un locale una persona ti guarda, quando tu non lo guardi, qua devi sfruttare la vista laterale, beh, è un altro segnale molto forte che c'è un romanticismo in atto. Il linguaggio del corpo romantico è fondamentale e puoi utilizzarlo, ti dà indicazioni non soltanto durante la fase di seduzione, ma anche durante la fase di, diciamo, di relazione vera e propria. Questi sono punti fondamentali. Alcune persone usano meno enfasi, diciamo, sono molto più bloccate, ma altre, diciamo, altre meno. E questo è interessante, no? Anche capire se sei maschio, ad esempio, quali donne, o se sei donna, quali donne tendono ad essere sottomesse. Ad esempio, le donne asiatiche, per cultura, tendono ad essere più sottomesse delle altre donne. Quindi il linguaggio del corpo sottomesso è un linguaggio del corpo più passivo. È interessante vedere, ad esempio, come gli animali ci fanno capire anche qual è il linguaggio del corpo sottomesso. Ad esempio, è interessante il gioco tra il leone e la leonessa, perché la leonessa poi si sottomette al leone. E questo, come dire, si rannicchia davanti al leone esibendo i punti, diciamo, di, come possiamo dire, vulnerabili, e permette al leone di prenderla, insomma. E questo, mutatis mutandis, è un linguaggio sottomesso che hanno anche molte donne asiatiche, appunto, ad esempio,
rannicchiarsi in posizione fetale, mostrare un linguaggio del corpo chiuso. Beh, se una persona ti tocca, ad esempio, è un segnale di gradimento, ma se un uomo ti tocca, ad esempio, sulla schiena, per dire, significa solo che ti vuole trombare e basta, perché la schiena rappresenta un punto di vista, diciamo, una zona erogena, e un uomo che parlando ti tocca la schiena ti dà semplicemente un segnale che ti vuole portare a letto, ma non è coinvolto da un punto di vista emozionale, non è coinvolto da un punto di vista, diciamo, del volere, ad esempio, una relazione specifica. Questo puoi prenderne atto, diciamo, quando interagisci con un uomo, se sei una donna, e questo parlando, ad esempio, ti tocca la schiena, magari sfiora la schiena in questo modo, beh, significa che l'interesse è sessuale, vuole dominarti, vuole possederti, ma soltanto da un punto di vista fisico, nulla più. Questi sono tutti segnali, diciamo, che una persona può leggere nel linguaggio del corpo per capire. Ovviamente decifrare il linguaggio del corpo è importante perché ci fa capire molte cose. Ad esempio, una donna che si gira i capelli in questo modo sarà una donna gelosa, possessiva, che ha esigenza di morboso possesso, desiderio di morboso possesso. Quindi, questa è un'altra cosa da tenere presente. Mordicchiamento delle labbra, invece, sono tutti segnali che indicano che c'è un coinvolgimento. Però anche qua è molto importante capire se mordicchia il labbro superiore ha esigenze sessuali, se mordicchia il labbro inferiore ha esigenza affettiva. Ecco, questi metodi ti permetteranno di capire molto rapidamente qual è il meccanismo, diciamo, di coinvolgimento di questa persona. Quindi capire subito, rapidamente, se una persona ti sfrutta oppure no. Metti un like se il video ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. Iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.